Hello there, sono Daniel di Star Wars Tales e con questo episodio 0, prima di iniziare effettivamente la campagna, volevo darvi qualche informazione sul modo in cui mi approccerò alla Blindrun e sulle differenze che ci saranno rispetto a quanto visto con quella di Jedi Fallen Order. La prima è il fatto che Yu non seguirà il viaggio direttamente insieme a me, perché come avevamo detto durante la Blindrun di Jedi Fallen Order, appunto, lei soffre di motion sickness, quindi c'è chi magari ha un fastidio solamente quando gioca a giochi con la realtà virtuale, chi invece magari ne soffre un po' di più e ha problemi anche con i titoli in prima persona particolarmente frenetici come Squadrons. Quindi non potrà seguirlo con me, lo seguirà esattamente come poi farete voi attraverso la mia blindrun, magari le farò vedere solamente le parti importanti di storia, però non potrà essere qui vicino a me, cosa che mi renderà più impacciato perché non ho qualcuno con cui avere uno scambio diretto, cosa che mi semplificava le cose l'altra volta, perché magari qualcosa lo dicevo io, qualcosa lo diceva lei e poi ne discutevamo, mentre qui sono io che devo parlare sapendo che voi siete dietro lo schermo ed è molto più facile con solo un microfono davanti. Però farò del mio meglio. Yu comunque sarà presente anche se in una forma diversa, dando il suo contributo attraverso i banner della serie, dove mi ha disegnato, vestito da pilota di X-Wing, con un elmo personalizzato, di cui ha fatto il design, che è sicuramente il mio preferito della saga, pur non essendo canonico, per ora. È praticamente basato sul mio amore per lo Squadrone Phoenix e il mio amore per Chopper, quindi questo lo rende assolutamente il migliore dal mio punto di vista. La seconda differenza legata alla Blindrun in questo caso è il modo in cui ho organizzato o volevo organizzare il giveaway, perché con Jedi Fallen Order ho fatto lo stesso, ovvero codice di preordine del titolo offerto a chi di voi dava un commento specifico che avevo comunicato nell'episodio 0. Ma in questo caso non mi è possibile per il semplice fatto che Amazon ancora non mi ha mandato questo codice, quindi non posso darvi una cosa che non ho. Con questo si concludono le differenze, perché in realtà la terza è una cosa in comune, non una cosa che differisce, ovvero gli spoiler. Gli spoiler saranno buona parte della Blindrun, perché semplicemente il valore che voglio dare alla Blindrun, portandovi queste Blindrun, è esplorare quello che vedo, quello che vivo per la prima volta, dandovi dettagli anche su opere che condividono la saga, ma vengono da altri media, quindi fumetti, altri videogiochi, magari anche serie. Per farlo non posso darmi freni, perché altrimenti non po cioè, potrei non dirvi niente, nessun collegamento. E l'unico freno che mi darò sarà dato da ciò che temo possano diventare spoiler di Squadrons, ovvero vi spiego. Magari ci sono personaggi, sappiamo che ci sono personaggi, che vengono da altre storie in Squadrons. Quindi io non farò spoiler sulle loro storie fino a quando non si arriverà al punto in cui quella parte di storia è stata sorpassata, in modo da non rovinare l'esperienza a chi di voi magari segue questa blindrun scoprendo la storia per la prima volta senza sapere altro sui personaggi specifici. Quindi racconterò parti di storia aggiuntive dei personaggi che vedremo solamente nel momento in cui si sarà arrivati in pari con ciò che nelle altre opere è stato esplorato a riguardo. Questo è tutto. Quindi, prima di arrivare alla campagna, setterò le impostazioni in questo video perché l'altra volta ci sono state circa 5-6 minuti di impostazioni da settare con Jedi Fallen Order e magari c'è chi di voi non è interessato, quindi può saltarlo andando direttamente al video successivo. Dopodiché, con l'episodio 1, si darà inizio alla campagna vera e propria. Dunque, intanto apriamo il gioco. Iniziano già con la schermata a voler chiamare i design dei cockpit, delle interfacce dei vari caccia. Il simbolo che si muove per il caricamento è molto simile ad alcuni puntatori, alcuni schermi che si possono vedere nei caccia ribelli soprattutto. E ogni tanto se guardo al di là è perché io ho lo schermo lì. O se guardo di là può essere perché controllo il PC, che vada tutto bene, insomma. Come ho detto, sono un po' impacciato perché non sono abituato a questo tipo di contenuti, quindi mi capita magari di fare queste cose che normalmente non sono necessarie. Spero di non tediarvi con questo, però cercherò di farlo il meno possibile. Allora, un semplice accordo con l'utente. Continuo. Ok, sì, non ho connesso la console alla rete perché non utilizzeremo multiplayer e quindi tutte le funzionalità online. Non so, poi magari ci saranno alcune cose interscambiabili tra la campagna e il multiplayer, però non ci interessa perché noi facciamo solo la campagna insieme.
Se poi ci sarà bisogno, riattiverò la rete. Sopra errore c'è scritto title in Aurebesh e l'alfabeto della galassia lontana lontana. Non so perché abbiano scelto di scriverlo in questa circostanza, però solitamente ci sono frasi contestualizzate nella storia, nei vari media, e quando lette possono aiutarci a comprendere qualcosa, possono darci degli indizi, o comunque è semplicemente interessante vederli perché appunto nel contesto della galassia lontana lontana quello è l'alfabeto. Poi hanno tentato di giustificare canonicamente degli errori, perché ci sono delle occasioni in cui hanno scritto invece con l'alfabeto normale e quello è diventato, se non ricordo male, l'Aig Galactic. Quindi esiste anche l'alfabeto che usiamo noi e si chiama Aig Galactic, ma la verità, cioè, canonicamente esiste. Però in realtà so che è perché hanno voluto giustificare il fatto che alcuni artisti abbiano sbagliato scrivendo le scritte col nostro alfabeto. Quindi ufficialmente dovremmo sempre vedere l'Aurebesh, perché quella è la vera scrittura utilizzata nella galassia lontana lontana. E in questo caso, a dirla tutta, Yu mi ha stampato questo in modo che non debba complicarmi troppo la vita quando non mi ricordo qualche lettera, perché ad esempio questa era corta e abbastanza semplice, perché c'erano anche lettere comuni e che si ripetevano. Però quando ci sono altre situazioni, almeno è più facile, perché nella Blind Run di Jedi Fallen Order è capitato che magari dicessi dovrebbe voler dire questo ma non ne sono sicuro, e poi mettevo in post-produzione delle frasi con scritto sì, voleva dire questo, oppure c'era una leggera differenza, cose del genere. In questo caso vi dirò semplicemente tutto andandomi a controllare la corrispondenza, ecco. Come nel caso della frase sopra, sopra a impostazioni, che è page title. Di nuovo, è non lo so, una semplice scelta, immagino, degli sviluppatori, perché in questo caso non ci porta nulla di nuovo, comunque non contestualizzato nella galassia lontana lontana. Andando a sistemare le impostazioni, io lascerei luminosità predefinita, opzioni daltonismo. È sempre interessante che queste cose vengano aggiunte perché sono sempre più importanti le opzioni di accessibilità, ma io non sono daltonico, quindi lascerò predefinito. Attiverò i sottotitoli perché è mia intenzione giocarlo in lingua originale, semplicemente perché molte volte ci possono essere alcuni dettagli che vanno a perdersi nelle traduzioni e oltretutto sappiamo che ci sono alcuni personaggi che tornano e mi fa piacere ascoltarli con la voce con cui sono abituato a sentirli, la loro voce originale. Questo per ora lo lascio tutto così perché in ogni caso non so qual è il loro criterio, quindi mi baserò poi su ciò che vedrò. Lingua. Ecco, sì, non c'era neanche da dare per scontato, dirla tutta, che ci fosse l'italiano, perché infatti non c'è. Perché di solito se ci sono così poche lingue l'italiano è stato escluso e oltretutto ce l'avrebbe messo il sistema in automatico come base. In Jedi Fallen Order ho dovuto addirittura cambiare la lingua del sistema per spingerlo a metterlo in lingua originale. Uscita audio. Stereo surround. Lo lascio così perché le cuffie lo supportano. Ok, disattivo la chat vocale. Non so quanto possa cambiare di nuovo perché non giocheremo in multiplayer, ma al momento lo lascio così. Accetta e inizia la partita. E vediamo se ci porta al primo menu. Questo design, peraltro, la parte destra per lo più, con tutte quelle righe, mi ricorda, è un simbolo molto ricorrente sugli elmi dei ribelli, però qui ce ne sono meno di righe rispetto a quanto ne vediamo negli elmi ribelli. Eccoci, questo è il menu e quindi è qui che ci fermeremo. Vi voglio ancora dare solamente qualche osservazione su quanto visto solo fino ad ora e la musica riesce. L'abbiamo sentita solo una volta, ma al momento dico già che riesce, per quel che ho potuto sentire. Il compositore so già che è Gordy Hubb, che è un veterano comunque, non al pari di Kevin Kiner, ma è un veterano.
perché ha composto per Jedi Fallen Order, ha composto per Battlefront, tempo addietro ha composto anche qualcosa per The Old Republic, quindi diciamo che ha fatto suo il sound della galassia lontana lontana. Ed è una cosa molto importante perché la musica è davvero una base, è un pilastro nella saga. E ogni volta che c'è un'opera nuova e va composta una nuova team, è sempre più difficile, perché ce ne sono veramente tante, tante, tante. E quindi diventa sempre più complesso fare qualcosa di originale che richiami il classico, ma senza ricalcarlo troppo. Ci sono casi dove poi si è osato tanto, riuscendo nell'intento, e si è creato qualcosa di quasi completamente nuovo, come nel caso di Ludwig Göransson con The Mandalorian. Però questo dipende anche dagli argomenti che stai trattando. Star Wars Squadrons parla di un periodo ben noto, magari non tantissimo nella sfumatura dell'avvicinarsi alla Nuova Repubblica, del superare la battaglia di Endor, però comunque le tematiche sono ancora legate alla trilogia classica e quindi bisogna per lo più rimanere lineari con quello. E quindi dico, ascolteremo. Questa team mi sembrava molto molto classica, ecco, però senza ricalcare totalmente le classiche team dei ribelli. Andremo a vedere come si evolverà. E vi lascio solo ancora due dettagli, ovvero io sono molto allergico, l'ho già detto durante Jedi Fallen Order, so che sembra caso adesso, ma è sempre qualcosa che preferisco dire prima di iniziare la partita. Sono molto allergico e con il freddo sono sensibile ai raffreddori, nel senso non sono sensibile al freddo in quanto temperatura, ma se fa freddo mi viene facilmente il raffreddore. Pertanto ci saranno magari dei momenti in cui potrei tagliare perché ho bisogno di, che ne so, soffiarmi il naso. E preferisco tagliarlo ovviamente, magari vi avviso prima, oppure semplicemente metto in pausa e taglio, oppure nelle circostanze in cui ci sono dei caricamenti troppo lunghi, come è stato ad esempio con Jedi Fallen Order, potrei dover tagliare perché se vi sto parlando ovviamente non mi importa, io continuo a parlarvi e c'è il nero, non fa alcuna differenza perché sono io che vi sto parlando di qualcosa. Ma nelle circostanze in cui non c'era magari qualcosa da dire, taglio perché si arriva direttamente alla fine del caricamento. Preferisco, ecco. Benissimo, allora siamo qui e all'episodio 1, come sempre, che la forza sia con voi.